Pigiamini, buongiorno, ben svegliati in questo meraviglioso venerdì che è ancora più meraviglioso non solo perché c'è l'oroscopo in pigiama sfacciato, ma anche perché inizia un weekend lungo che durerà fino a martedì prossimo. Allora, prima di tutto devo dire una cosa retroattiva. Dunque, ieri c'era la Luna in opposizione a Urano in transito. Che cosa vuol dire? Che ieri l'espressione dei nostri sentimenti veniva un pochino bloccata, soprattutto per alcuni segni, tra cui appunto la Bilancia, il Capricorno, il Cancro e l'Ariete stesso, che si trovano in questa condizione un pochino particolare. Però, che cosa succede? Che ieri mi arriva un messaggio, purtroppo l'ho letto tardi, di Brigida Capricorno, che mi dice di fare gli auguri pubblicamente, cosa che non è da Capricorno, ad Armando, che compie gli anni. Armando come il papà della bimba, che compie gli anni. Ecco, io non ho fatto in tempo perché Brigida, devi capire che io la sera vado a letto come le galline alle 10:30, quando riesco a mettere a letto tutti, e non sono riuscita. Però mi sono detta, se un Capricorno nel giorno in cui la Luna è opposta ad Urano mi chiede questa cosa qui, la devo fare anche retroattivamente. Quindi Armando, tanti auguri e mi spiace, la prossima volta starò più attenta. Allora, oggi la Luna è nel segno dello Scorpione, che è il segno più sexy che ci sia, e noi, come molte di voi mi hanno chiesto più volte, parliamo di balli proibiti in onore a tutte quelle come me che ancora adesso, quando vedono Dirty Dancing alla TV, piangono. Partiamo proprio dallo Scorpione, che oggi si scioglie un pochino grazie alla Luna nel segno, ma che, dato che, come sapete, in questo periodo non prende posizione per colpa di Mercurio e Sole che gli sono opposti, ballerà il tuca tuca della Carrà, ma fa quello che sta fermo e si fa toccacciare. La Vergine si conquista con balli mentali, grazie a Mercurio che invece le è a favore, e si dà ad un tango tutto fatto intrecci di gambe e di sguardi. Il Leone ha la Luna storta perché se è nello Scorpione sarà storta da Acquario, Leone e Toro. Il Leone però si fa tirare in mezzo da una lambada perché gli ricorda tanto gli anni 90 d'estate, quando era nei villaggi turistici sul mare, così a scodinzolare. L'Ariete non vuole sentire ragioni e oggi sarà baby, sì, proprio quella baby che nessuno può mettere in un angolo. Protagonista oggi l'Ariete. Il Toro twerka, anche se la Luna storta twerka come un pazzo perché vince Giove a favore ed il Sole che lo rendono pieno di energie, in barba alla Luna storta. Il Cancro ha la Luna invece a favore perché se nello Scorpione sarà a favore a tutti e tre i segni d'acqua, quindi Scorpione stesso, Pesce e Cancro. Il Cancro ha la Luna a favore, si sente bene, come se fosse in vacanza, ma sappiamo benissimo che in questo periodo non se ne parla di coppia perché lui ha Venere in quadratura e quindi balla la Macarena, ma da solo, ma fa quel movimentino lì così. L'Acquario oggi si sente tutto storto, soprattutto la Luna, e quindi al massimo ballerà il cha-cha-cha della segretaria, quello che si balla alle feste di paese. Il Sagittario ama andare a Timpuk per grazie a Saturno, fare le cose per benino, e quindi vi farà vedere che anche la baciata fatta bene è molto ma molto sensuale. I Pesci, grazie alla Luna a favore, si sentono veramente rinvigoriti finalmente, quindi in barba a Giove e Marte che continuano a essere in quadratura, si danno al ballo più sensuale che c'è, che c'era almeno nel 2015, che è un ballo angolano che si chiama Kizomba. Pesci, voglio vederti che balli la Kizomba. Il Capricorno è tutto cervello e movimento di anche, ma poco savoir-faire, anche lui ha Venere in quadratura, e quindi si dà al boogie-woogie scatenato alla Elvis, e fa anche tutti quei movimenti pelvici da arresto immediato. I Gemelli stranamente si danno ad un lento cheek-to-cheek. Oggi però si lasciano trasportare a peso morto dal compagno perché si sentono sfiniti per colpa di Marte, ma così non rischiano di pestargli i piedi. Infine, la Bilancia, che ha sempre Venere in opposizione, non ha assolutamente voglia di sentir parlare di sensualità, però qualcuno le ha detto che fare la pole dance, quella attaccata al palo appunto, fa venire dei glutei da paura, e quindi la Bilancia inizia subito a darci dentro. Bene ragazzi, ovviamente voglio sapere quale sarà il vostro ballo proibito qua sotto, ma soprattutto voglio sapere, vorrei vederlo questo ballo proibito, cioè se mi doveste fare anche un video sarei felicissima. Bene, buon venerdì, buon oroscopo sfacciato, e noi ci vediamo domani con un oroscopo invece più tradizionale, per quanto possa essere tradizionale il mio oroscopo. Un bacio!